Buongiorno ragazzi, e oggi video un po' diverso. Me l'avete chiesto in tanti perché ho fatto una diretta su Instagram e mi hanno detto non posso partecipare, la puoi postare. Ho detto vabbè, allora la riprendo, riprendo le parti essenziali e poi ci faccio un video su YouTube. Allora, prima di farvi vedere le parti essenziali, diciamo, della diretta, mettiamo meglio la telecamera, le parti essenziali della diretta, vi faccio un breve riassunto di quella che è la mia esperienza con la reverse, qualche consiglio, quindi cercherò di essere abbastanza rapido. Mi sono fatto anche un foglietto con cui vi dico le cose principali. Allora, prima cosa, cos'è la reverse dieting? La reverse dieting è una dieta al contrario, no? Una dieta che ci permette, in caso in cui siamo in basse calorie, abbiamo stallato con il peso, non riusciamo più a dimagrire, con l'aumento delle calorie, comunque a mantenere peso o addirittura a perdere peso, perdere massa grassa. Ma fondamentalmente serve per aumentare il metabolismo e poi in futuro ci permetterà questo metabolismo che riportiamo a condizioni fisiologiche di poter perdere nuovamente peso. Per chi va bene la reverse, da come avete capito, se ci permette di partire da una situazione svantaggiosa da un punto di vista metabolico, va bene per coloro che hanno il metabolismo a terra. Parlo di tutti quei soggetti che vengono da una dieta ipocalorica protratta e quindi si ritrovano in stallo a 1800-1200 calorie e non riescono più a dimagrire. Cosa che mi è capitata anche a me nel lontano 2015-2014 e sono passato da 800 a 1400 calorie in 2 mesi perdendo 4 kg. Ora, quindi va bene per questi soggetti qua. Se siete questi soggetti oppure vi ritroverete magari in futuro in questa situazione, magari la mia esperienza vi può essere d'aiuto. Vantaggi della reverse. Quali sono i vantaggi della reverse? Fondamentalmente, ragazzi, ma mangiando di più, aumentando più calorie, mangiamo di più, ci sentiamo più energici, possiamo allenarci meglio, possiamo alzare carichi migliori e essere più performanti. Sicuramente ci fa uscire questa condizione, dalla condizione di dieta restrittiva, di sofferenza della dieta magari, il sapere che aumenteremo di calorie che comunque miglioriamo fisicamente ci fa sentire molto meglio, quindi meno stress. E poi sicuramente mangiando di più siamo in grado di svolgere tutte le funzioni della nostra vita, quindi anche quella di uscire con gli amici, di vivere serenamente, di compiere i gesti quotidiani, di lavorare in maniera migliore, anche e soprattutto di studiare, ragazzi. Messa in pratica, vediamo un po' come fare questa reversa. Allora, punto di partenza, dobbiamo stabilire dove siamo. Quante calorie mangiamo? 800, 1000, 1200, quanti carboidrati, quanti grassi, quante proteine, quindi avere comunque dei dati. Secondo punto, l'obiettivo da raggiungere, ovvero se dobbiamo raggiungere il nostro metabolismo basale, ok? Teorico, perché il nostro metabolismo 800 calorie è 800 calorie. Il teorico ce lo calcoliamo in base alle varie formule, potete utilizzare quelle che volete, ce ne sono tantissime, e attendibilmente, si può dire, attendibilmente arriviamo a una certa quota calorica che diciamo da 800 calorie che mangiamo mettiamo questa quota calorica a 2000, quindi abbiamo un gap di 1200. In quanto tempo dobbiamo colmare questo gap? Qui dipende molto dalla nostra situazione, ovvero come siamo stati nella nostra precedente infanzia o nella nostra vita passata, dall'allenamento che stiamo facendo, dalla nostra, come si dice, tolleranza ai vari macronutrienti. Quindi dipende un po', infatti la reverse va vista settimana in settimana, anche giorno dopo giorno. Però vi consiglio un gap di tempo non eccessivamente lungo, non eccessivamente breve. E questo comunque ne parliamo dopo. Altro obiettivo, fissare i tempi, l'abbiamo detto. Buttare giù i dati, ho scritto io. Buttare giù i dati, cosa voglio dire? Che dobbiamo comunque avere una programmazione, ovvero siamo a tot proteine, vediamo se queste proteine sono quelle giuste. Sono il numero giusto? Allora teniamo le proteine stabili. Ora ho un numero di grassi insufficiente, di carboidrati insufficiente, devo cercare di aumentarli nelle varie settimane in questo modo, perché nel mio tempo, che mettiamo caso sono 2 mesi, fra 2 mesi devo stare a tot e quindi mi serve un aumento di 10 grammi di carboidrati, vi dico così, al giorno, o di 5 grammi di grassi a settimana. Qui dipende sempre dall'obiettivo, però dobbiamo fissarci comunque dei dati. Poi
Vi dicevo prima il fatto di quanto aumentare. Quanto aumentare è molto soggettivo in base alla nostra storia passata, ai nostri allenamenti, eccetera. Quel che vi consiglio io è un concetto alla base della reverse, ovvero non fare mai periodi di pura massa o pura definizione, ma sempre stare nell'intermedio. Questo cosa vuol dire? Che non si deve passare da 1500 calorie di stallo alle 3500 della massa e non ci si deve rimettere 4 mesi per arrivare in normocalorica. La verità sta come sempre nel mezzo, no, ragazzi? Quindi, se siamo a 800 calorie e dobbiamo arrivare a 1800, realisticamente abbiamo 1000 calorie di gap. Riusciamo a arrivarci in 2-3 settimane, non di più. Specie se abbiamo precedentemente avuto un metabolismo allenato. Se invece siamo a mangiare 800 calorie da un anno, magari ci arriviamo più lentamente, ma non ci mettiamo anni e anni, cioè non ci mettiamo mesi. Ieri, nella diretta che fra poco vi farò partire, una ragazza mi ha detto: io aumento di 1 grammo di grassi al mese, cioè 1 grammo di grassi al mese, ragazzi, è follia, è realisticamente follia. Ci arriviamo tutti quanti, quindi non abbiate paura di ingrassare. Per fare questo, ultimo consiglio, poi vi faccio partire la diretta, focalizzatevi sull'allenamento. Quindi i consigli principali sono: regolate bene il volume, abbiate un volume incrementale durante la reverse. Se volete fare del cardio, io ve lo sconsiglio il cardio LIS, cardio camminata in salita, questa roba qui che causa solo stress. Se volete fare cardio aggiuntivo, fate qualcosa di rapido, di metabolico, un circuito Tabata, dei circuiti metabolici di squat, jump squat, rematore a corpo libero, push-up, vedete voi. Ma non dovete avere il concetto: mangio di più, devo bruciare di più, perché sennò, ragazzi, non abbiamo fatto niente. Spero che questo video sia stato chiaro. Io ora faccio partire la diretta, pertanto il video sarà lunghino. Non so se riesco a mettervi tutte le domande in link di descrizione con il minuto corrispondente, così se vi interessa magari andate direttamente lì. Non voglio fare visualizzazioni a caso, non voglio tenervi attaccati alla telecamera così se non vi interessa. Noi ci vediamo al prossimo video, lo girerò domani e sarà sui Tabata, sul mio allenamento dei giorni off. Grazie ragazzi per la visione, io vi lascio la diretta e noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima diretta su Instagram. Ciao ragazzi! Buongiorno ragazzi, sì, sono in pigiama e stiamo per andare in diretta, sono le 21:30, ho detto che questa diretta qui la facevo e la riprendevo, in modo che poi la potevo mettere su YouTube e magari anche quelli che se la sono persi così la rivedevano. Comunque, diretta sulla reverse diet, vediamo che ci esce. Ho fatto la reverse diet penso 3, 4, 5 volte. Io ho una dieta di 1660, mo ne parliamo. La prima volta che l'ho fatta è stato nel momento in cui ho iniziato con la dieta flessibile e mangiavo all'incirca 800 calorie al giorno, quindi 700-800 calorie con circa 8 grammi di grassi, 50-60 grammi di carboidrati e il resto proteine, quindi immaginate, saranno stati 350 grammi di proteine. Mi ricordo che era il primo anno di università e gli unici miei grassi erano gli indiretti delle fonti di carbo e stavo veramente male. Mangiavo tipo 700-800 calorie e non perdevo peso. Poi vedi un video di Lane Norton, ragazzi, che sicuro vi linkerò sotto il video di YouTube. Ma se andate sul canale di Lane Norton ci sono due video, mi sembra. Uno si chiama proprio Reverse Dieting e uno si chiama Metabolic Damage. È fenomenale, cioè se capite l'inglese è buono. Io non capisco l'inglese, ho messo i sottotitoli e vedendolo lentamente l'ho capito ai tempi. Ora magari lo so quasi a memoria. Comunque, partendo da lì ho provato questo approccio perché capite che a 800 calorie non ce la fai più a far niente e quindi sei disposto a rischiare un po', anche se magari dici: ma come, devo mangiare tutti quei carboidrati, devo aumentare le calorie, non dimagrirò mai. Io ero a 74 kg, nell'arco di 2 mesi arrivai a 70, passando da 700-800 calorie giornaliere a 2400. E ragazzi, non, come dicevo l'altra volta, non mangiavo pulito. Cioè, io ho fatto la mia prima FIFITIO MAGOS che mangiavo le briochine della Mulino Bianco e le crostatine la mattina. La sera mi facevo l'avena con due gelati dentro. E comunque sono riuscito a migliorare la mia composizione, no? Pure facendo cose che ritengo comunque non perfettamente giuste.
così possiamo dire, no? Vi dicevo, quindi ho comunque sbagliato alcune cose. E questo penso sia l'aspetto della reverse che interessi la maggior parte delle persone. Siamo arrivati qua al 130, mi fa piacere. Perché molte di voi, molte ragazze perché, che mi seguono mi dicono: guarda, io mangio 600, 500, 800, faccio cardio. Ragazzi, stiamo parlando di tutte cose che stressano l'organismo e non gli permettono. Ora sto sulle 2002. Non gli permettono di scendere, di fare quel che deve fare, no? Di costruire, di stare bene soprattutto e quindi anche di allenarsi. Però vi dicevo, io considero due tipi di reverse: quella che si fa in questi casi, quindi nei casi magari dove hai stallato ormai, hai fatto un danno metabolico incredibile, mangi 600 calorie e non dimagrirai mai perché il tuo corpo non vuole morire, non ha senso per il corpo continuare a perdere, non gli dai l'input. Non riesci ad allenarti, vivi male, tutti questi fattori e quindi volete cambiare, volete provare a riattivare un po' quel metabolismo. E poi c'è l'altra parte, comunque, magari ne tratto, che ho anche provato quando già sei in una condizione metabolica buona, no? Poi da lì cali e scendi verso, ti fai un'ipocalorica e te ne vai, che ti posso dire, a 1200-1300 calorie, da lì vuoi risalire e allora lì è un po' diverso il discorso rispetto a quando sei. Ciao Giusy, un bacione, mi fa piacere che ci sei. Lì è un po' diverso perché il processo è molto più veloce. Partiamo dal primo caso, quindi se siete a 600-800 calorie, no? Vi dicevo, se siete a 600-800 calorie, prima cosa non ha senso provare a far perdurare tale stato e forzare la testa e dirgli perderai, perderai, perderai perché non perderà mai niente. Avete tutti gli ormoni sballati, non riuscirete mai più a perdere peso. Il corpo non vuole morire, pensate questo, al corpo non gliene frega una beata ceppa degli addominali, della definizione, il corpo vuole sopravvivere, quindi lo dovete imbrogliare in qualche modo. Avete questo danno metabolico, la prima cosa che dovete fare è dovete settare un metabolismo, no? Il vostro metabolismo. Diciamo che io al momento sto mangiando 800 calorie, non perdo più niente e so che il mio metabolismo basale con l'allenamento e tutto arrivo da 1800-2000 calorie, no? Il ciuffo ci piace, ok? 1800-2000 calorie. Ora c'ho questo gap, c'ho queste 1200 calorie. Entro quando le vado a prendere? Da quali macronutrienti? Allora, il tempo è molto soggettivo. Io vi consiglio, mio parere personale, io ci misi circa 2 mesi ad aggiungere 1200-1600 calorie. Mio consiglio personale, se avete le proteine altissime, abbassatele gradualmente. Se le avete in range, ovvero se pesate 80 kg e stabilite che il vostro range di proteine sono 160 grammi, io vi consiglio sempre calcolatevi sulla massa magra. Se pesate 80 kg e siete a un 15%, levate il 15% da 80 kg e da lì ci calcolate le proteine che dovete calcolare. Non fate magari per due, avete trovato. Se vi trovate lì, allora dovete solo giocare su grassi e carboidrati, che sicuramente avrete bassissimi. Prima cosa che farei, se le avete tutte e due bassi, ovvero mettiamo caso 100 grammi di carboidrati e 10 grammi di grassi, io aumenterei tutti e due, quindi non solo uno o solo l'altro, ma tutti e due. E soprattutto se avete i grassi bassissimi come me, io li avevo 8 grammi, pensate che pazzo, aumentate prima i grassi, portateli a un livello fisiologico, perché altrimenti comunque non funzionate, ok? Quindi partite con l'aumentare i grassi e i carboidrati in modo, come posso dirvi, in modo, graduale, piano piano. Dovete sempre avere, dei dati dell'allenamento. Ora, parametro secondo me fondamentale in fase di reverse che, dovete tenere sotto controllo tanto 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 è il volume. Perché se voi riuscite ad aumentare i carboidrati e in rapporto riuscite ad aumentare anche il volume di allenamento totale, automaticamente vi vedrete meglio e il vantaggio derivante dai carboidrati vi permetterà, oltre di essere più performanti, quindi allenarvi meglio, anche di non permettere a quel surplus magari che state creando in maniera anche veloce di andare verso il grasso, quindi andare verso il muscolo. Fa tutto l'allenamento, ragazzi. Fa tanti, io lo dico sempre: il reverse non focalizzatevi su 15 grammi, 16 grammi di carboidrati in più al giorno, 20 grammi, perché tra 15 e 20 cambia poco, no? Focalizzatevi
Focalizzatevi sull'allenamento, sul capire se veramente vi state allenando come si deve, non abbiate paura di allenarvi troppo e soprattutto levate le fonti di stress. Questo cosa ci fa capire? Non fate cardio reverse, cioè non ha senso, se ci pensate non ha senso che io dico mangio 800 calorie, domani ne mangio 1200, vado a correre e ne brucio 400, sto sempre lì. E, anzi è peggio perché ho una, ciao Salvo, ho una, uno stress maggiore. Il cardio, l'allenamento, la dieta ipocalorica. Tutti questi fattori creano stress, la vita privata crea stress e automaticamente mi fa peggiorare. Per favore, puoi spiegare perché ci si convertono in attività di cardio, corse in salita non vanno, perché è stressante e qualsiasi stress ti riporta acqua dietro, l'infiammazione anche. Come dove ti sei informato? I libri, siti, persone di riferimento. Allora, se vuoi leggi qualsiasi opinione ti danno gli altri e se vuoi dei libri, sì, quelli di Lyle McDonald, sulla dieta flessibile, quelli di Lane Norton, di Eric Helms, sono in inglese, cioè ci vuole, se non sai l'inglese come me ci vuole un po' per capirli. Come si fa a capire l'alimento che vi crea gonfiore? Allora, io per capirlo ho eliminato l'alimento per un po' di settimane e poi l'ho reintrodotto. Che ne pensi dei circuiti a corpo libero spartani, che sono una ficata e sono sicuramente meglio del cardio lisse camminata in salita? Ogni quanto si può salire con le calorie secondo te? E dipende, ciao bella, dipende da quanto ti manca dal range dove sei al range dove devi arrivare. Come viversi il cibo in estate con le feste ravvicinate e vacanze lontano da casa con gente che ha uno stile di vita diverso dal tuo? Allora, dipende da quel che vuoi tu. Se tu vuoi vivere il tuo stile di vita, il tuo cibo, la tua vita, non c'è nessun problema. Gli altri capiranno. Cioè, io non vedo niente di male andare fuori. Io il 14 sono dal coach e ho cena fuori con lui. Il 16 sono c'ho un pranzo di famiglia comprando i nonna. E lunedì sera, che viene giusto dopo la domenica, ho un'altra festa, un altro compleanno di un'altra mia nonna. Non è che sgarro 3 giorni, ragazzi. Cioè, il mio stile di vita mi piace, gli altri non mi dicono niente se mi mangio il pollo o se mi mangio la carne. Cioè, perché devo mangiarmi la torta se non la voglio? È solo una tua scelta, sempre una tua scelta, sempre una nostra scelta. Grazie alla risposta, ma fuori casa non è il discorso peso-cibo. Però, certo, puoi starci attento all'incirca. Non è un discorso di peso, ragazzi, di qualità. Se voi andate al ristorante, potete sempre scegliere. Ordinate voi, non ordinano gli altri per voi. Se dite, ma hanno cacciato la torta, mi pare brutto non prendermela, è una vostra scelta, cioè io sono schietto su queste cose.